ritrovati. A pochi giorni dalla presentazione del decreto La Buona Scuola e dopo un incontro al MIUR con le organizzazioni sindacali, dove il ministro Giannini non ha fornito nessuna notizia sul contenuto del decreto, oggi sul quotidiano Repubblica sono state riportate dettagliate anticipazioni sul piano di assunzione previsto dalla Buona Scuola. A Messina si sono tenute assemblee della Giga degli insegnanti, il coordinatore provinciale di Messina, Santino Marchetta. Salve, sono Santino Marchetta della Giga di Messina. Niente, volevo dire che oggi, il 19 febbraio del 2015, abbiamo tenuto a Messina, con la presenza del segretario nazionale, il professor Rino Di Meglio, una serie di assemblee, sia a Milazzo che a Messina, coinvolgendo circa una quarantina di scuole, dove le tematiche trattate sono state appunto il governo che sta facendo il gioco delle tre carte, le prossime elezioni del CSU e tutto quello che noi, come sindacato, stiamo facendo a favore dei precari. E proprio in occasione di queste assemblee, Rino Di Meglio ha dichiarato scandaloso il metodo usato dal governo e ministero nei confronti di chi rappresenta migliaia di docenti. Il coordinatore nazionale della Gilda ha sollevato critiche sulle scelte che Renzi e il ministero intenderebbe adottare per risolvere il problema del precariato, perché da quanto si legge sul quotidiano, molti insegnanti resterebbero tagliati fuori dal piano di stabilizzazione promesso. Il piano di assunzione dei 150.000 docenti precari non si esaurirà a settembre 2015, ma verrà spalmato negli anni successivi. È questo che affermano i parlamentari del Movimento 5 Stelle che ieri hanno incontrato il ministro Giannini. Da Roma, l'onorevole Gianluca Vacca. La delegazione del Movimento 5 Stelle della Commissione Cultura, Istruzione, Camera e Senato è andata a un incontro con il ministro Giannini al Ministero per portare la nostra proposta di legge sul reclutamento, una riforma che noi, sulla quale noi abbiamo lavorato tantissimo, coinvolgendo per 2 anni comitati, docenti, tutti coloro che hanno voluto partecipare e che prevede sostanzialmente un piano di assunzione di 300.000 docenti circa in 4 anni grazie all'ampliamento dell'organico con la risoluzione del problema delle classi pollaio, l'abolizione di alcune riforme, cosiddette riforme della Gelmini come la compresenza nella scuola primaria, tutta una serie di norme che amplierebbe l'organico e quindi porterebbe a un piano di assunzione di 300.000 docenti in 4 anni dalle GAE e in subordine alle graduatorie d'istituto, quindi assumendo appunto da tutte le graduatorie e tutti gli abilitati che sono disponibili oggi nel mondo della scuola. È stato un incontro cordiale, il ministro, abbiamo parlato a lungo con circa per più di un'ora e abbiamo avuto anche qualche novità. La prima è che a settembre probabilmente non ci saranno 150.000 assunzioni, saranno di meno, verrà fatto questo decreto che dovrebbe uscire tra una settimana, nella quale si parlerà di un piano di assunzioni non di un anno, quindi non tutte a settembre, ma anche negli anni successivi. E non saranno quindi, non si esaurirà la graduatoria di esaurimento, resteranno ancora probabilmente degli iscritti in GAE nell'anno prossimo, quindi non quello che diceva Renzi, che verrà eliminata la graduatoria di esaurimento a settembre 2015, probabilmente non sarà vero. E l'altro elemento è che il Ministero non ha ancora i dati, non ha ancora completato il censimento, cioè ci hanno detto che non avevano ancora i numeri esatti perché non avevano ancora esaurito il censimento. Una settimana dal decreto, secondo noi, è francamente strano che il Ministero non abbia ancora tutti i dati, il quadro completo del fabbisogno che c'è nel mondo della scuola. Questo secondo noi non è un ottimo modo di lavorare, non sono delle premesse buone per un decreto che risolverà definitivamente il problema delle nostre scuole. Ci vediamo, aspettiamo comunque il decreto nei prossimi giorni. E questo è tutto da Gilda News, arrivederci.